prima fare in modo che la relazione che intercorre. Alcune iniziative in tutta Europa e nel mondo, perché la Sicilia, perché questo protocollo? Beh, perché noi sì, siamo una banca vocazione internazionale, una banca paneuropea, è presente quindi in tutta Europa, ma siamo anche la banca del territorio. Non ci scordiamo che UniCredit è in valore assoluto la banca principale della Sicilia, quindi assolutamente siamo attenti e sensibili ai temi della Sicilia e ai temi che possono riguardare la ripresa economica del nostro territorio. Quante sono le aziende che vorrete raggiungere e se c'è una figura, un numero legato appunto a questa vostra iniziativa? Beh, sui numeri condivideremo insieme a Sicindustria la selezione che poi è riservata prevalentemente a Sicindustria di selezionare un numero di giovani imprenditori che possono partecipare a questo percorso di formazione. Ovviamente l'idea è quella di ampliare la platea, però anche tenendo conto che essendo delle aule di formazione non devono essere neanche troppo numerose, perché altrimenti viene anche a perdersi quello che è il principale obiettivo, che è quello di allargare le competenze dei giovani imprenditori sui loro business chiave che vogliono portare avanti. Che tipo di supporto darete ai giovani? Beh, noi daremo un supporto che riguarderà dalla richiesta di finanziamenti ai piani operativi, a un business plan, all'export, all'internazionalizzazione, al web marketing, cioè tutti i temi che poi l'imprenditore dovrà affrontare nel suo percorso professionale. L'impegno economico da parte di UniCredit da quanto ammonta? Qui non c'è un impegno economico diretto, l'impegno nostro è quello di fornire formatori, quindi colleghi di UniCredit che terranno i corsi insieme a Sicindustria, quindi la disponibilità in questo caso è una disponibilità di risorse, di uomini, praticamente di colleghi che si mettono a disposizione per fornire formazione. Poi nel momento in cui ci sarà la necessità di un intervento creditizio, a quel punto la banca interverrà secondo quello che è la sua attività principale. Dottore Catanzaro, quali sono gli ambiti nei quali pensate di ottenere maggiore partecipazione da parte dei giovani? Beh, non c'è un settore nel quale i giovani sono più propensi a muoversi. La Sicilia ha tante peculiarità che cambiano con il cambiare dei territori. A Trapani c'è una bella realtà del marmo, a Ragusa ne avremo un'altra che spicca sull'agroalimentare. Noi ci faremo interprete di selezionare giovani imprenditori che, a prescindere dai mercati nei quali operano, devono essere da parte nostra formati e sostenuti sotto il profilo pratico per agevolare la crescita delle loro imprese.